Eccoci ritrovati, amici bassisti e amiche bassiste, in questo nuovissimo appuntamento di Lezioni dal Basso. Oggi parleremo di una cosa importantissima che riguarda il nostro fantastico strumento, ovvero le parti che lo compongono. Per l'occasione ho preso uno strumento standardissimo in modo da poter vedere come sono le varie parti dello strumento. Ok, passiamo subito alle parti dello strumento. Abbiamo due parti grandi, il corpo e il manico. Parliamo del corpo. Il ponte, dove vengono attaccate le corde, il bloccacinghia, dove viene attaccata la tracolla, poi abbiamo l'ingresso del jack, i potenziometri o controlli per controllare il suono dello strumento, battipenna, poi abbiamo nella parte posteriore la placchetta con le viti per bloccare il manico e abbiamo anche naturalmente nel corno superiore sempre il nostro blocca tracolla. Manico. Il manico è formato da due parti grandi. Una parte è la tastiera, dove abbiamo i fret o le barre di metallo che ci servono per delimitare i tasti. I dots, in questo caso, ovvero i puntini, in alcuni bassi invece ci sono i block che sono i rettangoli. Ok, ora passiamo alla parte superiore del nostro meraviglioso strumento. Abbiamo il capotasto, dove poggiano le corde, poi abbiamo il blocco a corde che a seconda della tipologia dello strumento può avere una forma diversa e poi come potete vedere qua abbiamo un foro. In questo foro inseriamo una chiave a brugola esagonale per poter regolare il manico. Il manico dello strumento viene regolato mediante il truss rod. Poi abbiamo le nostre chiavette per la regolazione della nostra accordatura. Vediamo il profilo tra il manico e la tastiera, le meccaniche o chiavette dalla parte posteriore. Ed ecco qui le parti che compongono il nostro meraviglioso strumento. Naturalmente queste parti possono cambiare da tipologia a tipologia di strumento. Naturalmente in un basso del genere, che è un Precision o Precision, sarà molto più semplice, mentre invece negli strumenti per esempio attivi abbiamo più controlli perché comunque abbiamo l'equalizzazione. Benissimo, per questo video è tutto, un video importante e semplicissimo perché è bello sapere quali sono le parti che compongono comunque il nostro fantastico strumento. Alla prossima, ciao amici bassisti e ciao amiche bassiste. Ciao!